In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fedeli, oggi guardiamo insieme come si prepara il calice, la preparazione del calice. Voi sapete che il sacerdote esce dalla sagrestia con il calice così preparato, ma vediamo come si prepara. Innanzitutto abbiamo la busta che contiene il corporale, poi il velo, questo è il velo, questo elemento si chiama palla, questo piattello è la patena con un'ostia da consacrare. Questo lino, questa pezzuola, è il purificatorio. E questo è il calice. Cominciamo dal calice. Ecco, il calice è fatto in questo modo. Con la parola calice intendiamo sempre un recipiente per bere che ha un piede, una strozzatura intermedia per afferrarlo e una coppa. Ecco, è importante che nella liturgia il calice sia con il piede più largo della coppa e anche più pesante, per questione proprio di stabilità dell'oggetto. La parte intermedia che ho chiamato prima strozzatura si chiama nodo, è fatto a forma di nodo, in modo che si possa impugnare molto bene. E poi c'è la coppa. Il materiale con cui deve essere fatto il calice è metallo. Una lega, una buona lega di metallo. È obbligatorio che la coppa sia dorata all'interno e liscia e che anche all'esterno presenti un bordo dorato e liscio. Questo ha un bordo molto alto, ma può essere anche più basso. L'importante è che le labbra del sacerdote poggino sul bordo dorato e liscio, in modo che si possa anche pulire molto bene. E naturalmente sono stati fatti calici con materiali diversi, persino legno, ceramica, vetro, ma sono sconsigliati, specialmente il vetro, perché si può rompere molto facilmente, ma anche perché sono materiali meno preziosi di quanto possa essere il metallo, una buona lega di metallo ricoperta d'oro o anche d'argento. Sul calice va posto il purificatorio. È piegato in questo modo. Al centro c'è una croce, una semplice croce al centro. E intorno ci può essere come bordo un pizzo molto piccolo. Non deve essere troppo grande il pizzo. Ecco, in questo modo. Lo si mette in questo modo sul calice. Sopra il purificatorio mettiamo la patena. Questa parola, patena, deriva dal greco e significa piccolo piatto, è un piattello. Piattello, vedete, liscio e dorato. Questa forma a pena concava è quella ideale per le messe in vetus ordo. Esistono in commercio anche patene molto elaborate,
con anche un'incavatura, ma queste poi sono più difficili da pulire e quindi i frammenti dell'ostia consacrata possono rimanere imprigionati tra le decorazioni e nell'incavatura. Qui non c'è incavatura, è appena appena concava. Qua è una via di mezzo tra un piattello e una paletta. Perché dico una paletta? Perché l'ostia deve essere spinta fuori così, in questo modo, fatta scivolare sul corporale prima all'offertorio e poi raccolta in questo modo prima della comunione. Deve avere queste, deve servire per questo. La metto sul purificatorio e poi l'ostia. Questa è l'ostia magna, cioè vuol dire grande. La parola ostia significa vittima perché durante la messa diventa il corpo di nostro Signore Gesù Cristo, il quale è vittima di espiazione per i nostri peccati. Ostie erano gli animali che venivano offerti nei sacrifici sia nel Tempio di Gerusalemme che nei templi pagani. Gesù prende il posto di quelle vittime per diventare la vera e unica vittima che ci redime da ogni colpa. Fatta naturalmente solo di farina e di acqua. Io preferisco questa ostia classica bianca con sopra stampata un'immagine, in questo caso è la croce e il nome di Gesù, IHS. La si mette sulla catena, poi si copre il tutto con questo pezzo di tessuto rigido. Qui c'è un'anima di cartone o anche di plastica, però la tela all'esterno potrebbe essere una tela anche inamidata, nel passato era così, quindi rigida, e si chiama palla, porta appena una decorazione, ci sono quelle molto decorate, ma dalla parte a rovescio che viene in contatto con l'ostia, deve essere solo di tela inamidata, in modo che i frammenti poi non restino imprigionati nella tela. Si chiama palla. Palla in latino era il nome che indicava un indumento che copriva le spalle, la palla. In pratica vuole dire che copre, ecco, viene a coprire. La si mette sulla catena. Poi prendiamo il velo. Il velo è molto importante perché il calice deve essere coperto. Deve essere coperto fino al momento dell'offertorio, poi si scopre per quale motivo. Questo è un ricordo dei primi secoli del cristianesimo, quando fino all'offertorio potevano restare in chiesa i catecumeni, cioè coloro che si preparavano al battesimo. Ma finché non erano battezzati non potevano restare fino alla comunione, fino al termine della messa. All'offertorio dovevano lasciare la chiesa. Pertanto per loro il calice che viene portato all'inizio della messa resta coperto. Per comprendere l'Eucaristia, e per entrare nel mistero dell'Eucaristia bisogna avere la fede, bisogna avere il battesimo. Non è come oggi che durante la messa entrano persone di qualsiasi fede, agnostiche, atee,
e magari fanno pure la comunione perché per non sentirsi emarginate, capite? La mentalità è tutta diversa. Oggi, oggi non c'è più questa separazione tra catecumeni e fedeli. E pertanto serve per capire che l'Eucaristia è un mistero nel quale dobbiamo addentrarci progressivamente e non avere la presunzione di comprenderlo. Ecco perché il velo che viene tolto al momento dell'offertorio. Il calice adesso è coperto. Sul calice mettiamo la busta. La busta è questo elemento che si apre per contenere il corporale. Parliamo un po' del corporale, è un pezzo di stoffa quadrato. Non è bene che abbia troppi ricami per il motivo che abbiamo già detto. Dovrebbe essere, questo non lo è, dovrebbe essere inamidato nella parte che tocca l'ostia, perciò rigido. L'amido serve perché i frammenti non entrino tra le fibre del tessuto. Si piega in questo modo, 3x3, e si mette nella busta. Così. Naturalmente avete notato che la busta, il velo, il manipolo, la stola e anche la pianeta fanno parte dello stesso coordinato. In questo caso rosso. Il rosso che si usa nelle feste dei martiri, nella Pentecoste e nelle feste degli apostoli. Poi parliamo di un altro indumento di cui non abbiamo ancora parlato, che è la cotta. La cotta è una sorta di tunica molto corta, che arriva alle ginocchia circa, e che è ornata con questi merletti. È larga, maniche larghe. La parola cotta deriva dall'antico germanico e indicava appunto un indumento di questo tipo, non così ornato, ma che si metteva sopra gli altri indumenti, corto e con le maniche lunghe e largo. Abbiamo anche una cotta militare molto in uso nel Medioevo. I soldati la portavano sotto l'armatura e sopra gli altri indumenti. Sia lodato Gesù Cristo, in nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen.